ragazzi, stavo passando giù per la strada, ho visto questa Triccia, una Fiat 9640, avrà già i suoi annetti. Sfondo è il Monte San Bernardo, addirittura si vede il Chersonio da questo, dalla pianura qua. Sono nella zona di Palazzasso, andiamo giù sulle colline buschesi. Un altro trattore per portare via, vediamo cos'è questo. Vuole TL90. Carico. Ancora spende 311. Come al solito io parlo con tutti, ho trovato il titolare che ha passato in mano al figlio, lui è Fiorenzo Abba, e mi raccontava che aveva fatto l'alpino, ieri alpino? Artigliere sul Trentino, Friuli, io avevo ancora da nascere, lui era già su a fare le guardie, e mi hai detto lì a Longarone quando c'è stato la frana del Vajon, sì, sì. Tu eri venuto in licenza, alla licenza agricola. Ma facevi 18 mesi di militare ancora? 15. Abbiamo fatto 15 mesi. E il CAR l'avevi fatto qua a Cuneo? Il CAR non voglio veronese, ma ho solo fatto 18 giorni. E dopo? Siamo andati al reggimento perché io avevo conducente mulo, dei muli. Beh. 18 giorni di corso, poi siamo andati a reggimento a Feltre. Ah, subito, intanto tu eri un agricolo, gli animali li conoscevi. A Feltre eri? Feltre. Vado su fra una settimana nella Valle di Primiero, così sarei stato a San Martino di Castrozza, cioè, dappertutto avrà girato su da lì. Ma io non mi viene in mente Martino di Castrozza. Passorolle, Dobbiacco, Bei Viteno, bei posti, eh? Bei posti. Non sei pro. Boh, adesso filmo un po' qua le lavorazioni del grano turco. Ne avete tante vacche? Ah, ne abbiamo una quarantina di vacche con
Manze. Ma piemontesi o? No, no, Frisone, Mongette. Boh, boh. E bravita. Ora vuoi va di la trincia perché ha già qualche annetto, quella trincia lì. Sì, non gli occhi giù. Vado a vederla perché è la prima volta che la vedo lavorare. Boh, di, buon proseguimento. Ah, su YouTube ti fai segnare dal figlio, Deggio la mula. Ah, ma oggi pomeriggio c'è già, eh? Io faccio così. Ah, due ciance con il capo le abbiamo fatte. Questo è il grano turco, qua sono pannocchie che cadono, vedete. Penso sia maturo al punto giusto. Morbido. Le ne portai su in macchina! Farei mettere così dal video! Dammi conosco tutti oramai! Certo. E tu dove hai detto furbe serve! Dopo la già bevi una volta, mandi! E dai che vengo la città! Abbiamo il proprietario della treccia! No, sei il proprietario! Oh, dopo mi spieghi un po' di cose, eh! Arrivo! Mamma. Dai, ciao! Adesso salgo su. Sono salito in cabina, poi interrogo un po' qua il pilota. Guarda, come ti chiami? Ciao Walter. Qual è, chi è la ditta, il contoterzista? Rivero, Rivero di Busco, via del Busco. Quanti anni ha questa macchina? Quanti anni ha? Sì. Già vecchia, è del 95. Quanto? Del 95. Vado. Ah, però è sempre funzionante. No, certo, adesso ci sono macchine più potenti, sicuramente, però per uso azienda media. Media, sì, sì, sì. Consumi? Come consumi sui 20 kg più
20 litri. È una macchinotta non grossa, ma no. Fa il suo lavoro, lo fa. Fa il suo lavoro. Una volta bene, che somma. Sì. Già che guardate. Gli anni passano però, eh? No, quella tipo la allora la Class, la 960, cos'è? 1000 litri 12 ore a mandare, 1000 litri 12 ore, 1000 litri 12 ore, 12-14 ore. Adesso quindi, devo, voglio andare a fare un video, invece la Crone mi pare, quella da 1000 cavalli. Sì, devo andare giù in un'azienda a Candiolo. Lì è una macchina, qua ce ne sono anche, certo sono macchine, ne mangiano, Solo che poi bisogna essere attrezzati per portare via, perché qua... Lì, rimorchi, sei volte questi. Qua le aziende che ci sono qua, con delle macchine così, non riesce mica a farle rendere. Alla fine perdi solo tempo. Mi sposto e andiamo a vedere la fase di scaricamento e la pressatura nelle trincee. Arriva? Sì, dalle 60 anni storica ieri oggi. Del 63 ora del 2023. Già. 60 anni. 60 anni, ciao! Il titolare dell'azienda. Su quali vassi da te per casa? Non mandi spavia, no? Oh. Io quando aiutavo mio fratello a fare i silos, me le ho viste per lì. Ma arrivavo a scaricare, gli mollavo il trattore lì, non ero capace a fare retromarcia. Oh, come ti chiami te? Francesco, sali tu, ma tutti amici del Palasas. Guardate ma stasera dei video. Ciao! Volete. Ciao! Ciao. Thank you.
chiedendo se volevo comprare qua la biga, gli ho detto che la mula non ci sta di altezza, già anche ricamata con leather andrebbe benissimo. Spiana un po' così i trattori non sobbalzano. Ecco, fatti vedere Ginnico che salti su così come un ventenne. Ancora salito, mi dicevi che non eri più salito sul trattore, ma vedo che parti, Brauti! È tanto un anno mi pare.
raccontava le storie, abbiamo già ben parlato stamattina. Raccontami un po' quella lì dei muli che era franato, cos'era? Le pietre hanno cominciato a venire giù, a tornare giù da... Andavate a fare i campi? Eravamo ai campi. Si staccavano le pietre dalla montagna? Dalla montagna, la pioggia, lì il rumore degli zoccoli hanno cominciato a venire giù, i muli sono scappati tutti. Ma eravate in tanti? Eravamo tutta la batteria. 70-80? Non era perché avevamo solo il montaggio. Non mi ricordo più adesso. Poi i muli sono scappati in un prato, cosa c'era? Sono andati tutti giù al fondo del paese. Si sono salvati dal pericolo. Si sono fermati lì, al fondo. E voi dietro a raccogliere i pezzi, perché spaccano tutto quando è così. Forse. Ma sono i giovani di oggi dovrebbero provare a fare 6 mesi di militare, sì. A dormire nella neve, mangiare la minestra che ti danno. Nella tenda sotto la pioggia. Sì, sei sempre bagnato, fradicio. Come toccavi un po' la tenda. Ti facevi la doccia. E docce non le facevate perché non c'era mai. Facevamo quando arrivavamo. In caserma? Infatti c'erano tanti che si prendevano i pidocchi, tutte quelle cose lì. Non dovrebbero provarlo un po'. Ma noi nei nostri tempi non c'erano più. Ah, non c'erano più? No, non ho mai sentito. Comunque, il bagno lo facevamo quando arrivavamo in caserma. Ah, sicuro. Non c'era mica nessuno. Per le montagne. Vite gramme. Però faceva comunque, ti insegnava a vivere. Abbiamo preso una primavera, abbiamo fatto i campi lì. È stato 8-10 giorni, non ha smesso di piovere né giorno né notte. Madonna. E lì poi dovete comunque i muli dargli da mangiare, poi gavai la dreggia e tutto. I muli facevamo. Ma eravate uno per mulo? Uno per mulo. Gli davi da mangiare al tuo, gli toglievi il letame al tuo. No, facevamo il filare. Le guardie facevano. Ah, un po' uno un po' l'altro, facevate i turni. Capì? Che. E quando arrivavamo, che partivamo subito la mattina, facevamo il cerchio. Gli davamo da mangiare in cerchio. Tutti il cerchio con la musetta, la musetta lì, che mettevate la biava, la vena. Tutti attaccati uno all'altro. In cerchio? Certo. E come il fieno lo portavano coi camion, cosa facevano? Non mi ricordo neanche più come. Già che perché comunque. C'era il camion che lo portavano. E ne caricavano 6 per camion, mi hanno detto. Uno girato da una parte, uno dall'altra. Quello non mi ricordo più. È passato troppi anni. Già che dal 63. Dal 63. Adesso quanti ne hai? 81 e un po'. Per gli 82. Sei ben in forma, bravo te. No, in forma. Ma sì. Finché su Massifora, canottiera, all'Umbra. Boh, andiamo avanti qua con il silos. Venire in età, con un zio è venuto 103 anni. Tuo zio? Mio zio. Magari arrivi te se sei fuori. No. Fratello mio padre è venuto 103 anni. Forma, a posto, sì. A posto. E voi siete quanti fratelli? Io sono una sorella. Ah, boh. Mio padre erano 7. Otto fratelli e una sorella. E una volta erano numerosi. Lì d'inverno giocavano. È bello. Nelle stalle. Ecco, ad esempio, il mais, il grano turco. Lo appendavate anche, lo raccoglievate? Forse lo raccoglievamo a mano. Si legava quante pannocchie assieme? 7 o 10. E poi lo appendevate sulle sbarre? E poi d'inverno si sgrunava? No, d'inverno c'era già le macchine. C'era già la macchina che sgrunava? Che mi ricordo io, c'era già. C'era qualcuno che ne sgrunava un po' nella ancora, per a mano? Le galline prima. Giacche.
E poi c'erano già le macchine che... E si faceva la via della stalla dietro le vacche. Per forza, per stare al caldo. In casa c'era il fornello. E bisognava mettere la legna, invece nella stalla era, eri al caldo. Vabbè, il fornello scaldava un po' lì. Ah. Vedi che belle storie che raccontiamo? Ah. Un po' de... Non c'era mica i riscaldamenti come della televisione. Era la televisione. E per quello che facevano la famiglia. Non c'era la televisione. C'era il parco giochi. Boh. Era una vita povera, Una vita povera. Però avete sempre mangiato. Abbiamo sempre mangiato, sì. Fame proprio della fame. Pulenta, il cunì, la gallina, l'euro. Comunque in campagna, ma salami in campagna, si mangia sempre. Si mangiava il maiale tutti gli anni. Per forza. I salami. Adesso non lo mangiano mica più. Ma lo fanno diventare sacro. La capra, la pecora, la vacca. In campagna non c'è più. Quella cultura. La gente vanno lo compra. Un catufai, sì. Un catufai. Era sacrosanto il maiale. Sì, era una festa, perché a tutti i vicini ti trovavi. Ne avevi per tutto l'anno. Ah, sei qui. Allora, qua hanno finito di trinciare, abbiamo bevuto la birra, viva salute a tutti. Sempre in forma, passo poi di nuovo a trovarti, mi racconti qualche avventura dell'esercito. Ciao a tutti, buon appetito, alla prossima. Ciao. Ciao.